Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo in collegamento con un'associazione sportiva rivarolese, anzi canavesana in quanto è di Rivarolo, però comunque è un fiore all'occhiello del canavese, la Rembucan, e in particolare iniziamo con l'atleta Giulia Buffo. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao, grazie. Giulia, questo periodo di quarantena, purtroppo tutti fermi, tutti immobili, nessun allenamento, nessuna gara, come la stai vivendo a livello emotivo e personale? Allora, a livello emotivo è un po' dura, come credo per chiunque altro, perché non puoi uscire di casa se non per fare comunque le compere o le cose fondamentali. Però non mi abbatto perché non è nel mio DNA, nel senso comunque mi alleno in casa e trovo sempre qualcosa da fare. Per tenere la mente impegnata e distrarsi in maniera da non rintristirmi, perché tanto so che ne verremo fuori da questo periodo. Certo, e a livello invece sportivo, comunque non fate allenamenti di gruppo perché ovviamente non si possono fare, ma per conto tuo ti alleni. Allora, momentaneamente gli allenamenti sono sospesi. Sì, io mi alleno da sola, qua in casa o in cortile, dipende dal tempo come me lo permette. E adesso che hanno dato anche il via libera di poter uscire per fare una passeggiata, che okay, vado a correre, ma torno poi a casa e continuo più l'allenamento poi a casa. E ci sono le video lezioni sempre tramite internet, quindi ci siamo divisi i compiti anche con gli altri miei compagni della palestra e cerchiamo di seguire un po' tutti nelle varie fasce di orari, perché comunque i bambini hanno i compiti anche loro con le video lezioni online. Sono un po' impegnati in orari un po' diversi dal normale orario scolastico. Certo, e poi si spera presto di poter riprendere gli allenamenti, ma anche le gare. Qual è la prospettiva? Qual è il clima che c'è a livello di federazione? Sì, si spera il prima possibile. Io spero che da settembre si riprenda. Le palestre, gli allenamenti, è stato rimandato l'Europeo che era in Olanda ad ottobre, è stato rimandato al prossimo anno e invece le gare non so quando potranno riprendere, bisognerà vedere che cosa dicono, quando ci potranno essere grossi assembramenti, allora ci sarà poi il via libera anche a livello di gare. Spero che da gennaio questo sia possibile. Certo. Adesso, tra l'altro, tu sei atleta, ma sei anche, diciamo, atleta di famiglia, nel senso che tuo padre è il maestro Giacomo Buffo. E so che è lì con te, quindi mi piacerebbe fare quattro chiacchiere anche con lui. Però, prima di salutarti, un appello da parte tua ai giovani atleti, ai tuoi colleghi atleti, visto che comunque tu insegni anche, ai più piccoli. Io consiglio sempre di trovare qualcosa da fare per distrarsi, di non arrendersi a questa situazione, perché sennò il corpo ne risente, di impegnarsi sia nello studio, anche se è più difficile perché è online, sia perché la passione dello sport comunque come me è di non star fermo, e che questa quarantena ci riavvicina comunque alla famiglia, quindi di concentrarsi di più verso la famiglia, la mamma, il papà e i fratelli, visto che si sta tutti assieme, dà modo di condividere più tempo, riconoscersi ancora di più, oltre a quanto ci si conosce già, e cercare sempre di andare d'accordo con tutti. Grazie Giulia per queste tue parole. Allora, a presto, speriamo. Speriamo. Ciao Giulia. Ciao. Lasciamo il posto a Giacomo.
Eccolo qua, ciao Giacomo Buffo, maestro Rembocan. Benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Siamo qua chiusi in casa senza allenamento. Speriamo, la mia ipotesi sarebbe bello allenarsi, riuscire ad allenarsi per tutti, almeno mantenendo le distanze, cominciare già a fare qualcosa per i ragazzi. Certamente, ma adesso state comunque facendo qualcosa online? Sì, adesso dunque, partiamo da Giulia. Giulia ha tenuto dei corsi, ha tenuto degli allenamenti con le ragazze della nazionale, si trovano con WhatsApp, Meeting e Instagram. Stanno procedendo, cioè questo per quanto riguarda le ragazze da un alto livello della nazionale. In più ha messo in essere dei video sui programmi di esame da poter far girare tra i vari gruppi di ragazzini e di ragazze di ciclo inferiore che si devono preparare per l'esame. Ed è stato abbastanza un bel successo da quello che si è riscontrato, da quello che hanno detto i ragazzi. Oltre ciò, c'è un paio di allenamenti tenuti settimanalmente da Terzano Lorenzo e Pasquale Rizzo, che sono due istruttori praticamente, e loro cercano di agglomerare i ragazzi, diciamo, dalle marroni, cinture nere, gli agonisti, che sono a livello un po' più alto, per fare un allenamento più intenso in maniera che non perdano l'atomicità dell'allenamento, ecco, fisicamente e tecnicamente. Certo. E mentre ci troviamo qua, colgo l'occasione, facciamo una panoramica sull'associazione Rembukan, su quello che fa, sui risultati ottenuti. Ricordiamolo, perché comunque avete dei meriti non indifferenti. Beh, sì, effettivamente è un gruppo che va dal ragazzino di 7 anni fino al veterano, e più o meno quando si fanno gare questi ragazzi sono sempre, diciamo così, tra i premiati. Ci sono stati i campionati del mondo da carta, dove c'erano già degli atleti di Rivarolo, hanno fatto campionati, e tra l'altro Giulia ha vinto poi nella sua categoria l'oro ai mondiali di Jakarta. Abbiamo fatto dei campionati europei, l'ultimo campionato europeo l'hanno fatto in Repubblica Ceca, è stato bellissimo, cioè scusate, l'ultimo mondiale l'abbiamo fatto in Repubblica Ceca, quindi è stato bellissimo, ottimo piazzamento da parte dei ragazzi, sia squadra che individuale, e dove abbiamo voluto sperimentare per la prima volta il fatto di portare dei giovani, dei ragazzini sui 14, 15, 16 anni, cosa che non era ancora mai stata messa in opera, in essere, e noi abbiamo voluto portarli e si sono classificati più che bene, terza squadre, terza individuale. Devo dire che a livello di palmarès internazionale sono abbastanza buoni. Anche tu però porti a casa delle medaglie. Sì, anch'io porto a Ricordiamo casa anche i tuoi delle medaglie. meriti. Io ho fatto il terzo nel combattimento a squadre, terzo nel combattimento individuale all'ultimo mondiale che c'è stato in Repubblica Ceca. Avrei dovuto ripresentarmi poi adesso al campionato europeo, ma come si sa, la Repubblica, il campionato europeo è saltato. Probabilmente, se il Conor O'Neill si lascia vivere, dovrebbe tenersi il luglio dell'anno prossimo. Certo. Un messaggio ai tuoi atleti? Il messaggio ai miei atleti: prima di tutto, continuate a seguire tutte queste varie dirette che sono venute sia da Giulia che dai due istruttori, Pasquale e Lorenzo. Non molliamo, perché adesso è il momento, secondo me, di intensificare un pochettino l'allenamento, sperando in un ritorno il prima possibile, ecco, per poter arrivare un minimo preparati e da lì poter ripartire alla grande, anche perché la Repubblica parte sempre se riesce alla grande, faccio una battuta, ci vuole. Ma è vero, difatti, dai, ripartirete alla grande, voi e tutti gli atleti di tutti gli sport. E
Io colgo l'occasione, come ho detto prima, siete una famiglia, cioè la Rembucane è una famiglia, a parte tutti gli atleti, allievi, però sia te che i tuoi figli e tua moglie siete la Rembucane. E quindi so che anche tua moglie è lì con te, ovviamente. Sì, adesso se vuoi la passo un attimo dopo. Volevo solo spendere due parole. La Rembucane è una famiglia di tutti, a partire dall'ultimo allievo, cioè la Bianca, al veterano e a me, che siamo così, tra i più vecchi. Quindi è un blocco unico, perché è fondamentale che questa cosa si riesca a portare avanti. Se tutto questo si riesce a portare tutto assieme, il gruppo e la palestra, e soprattutto l'insegnamento che ci ha dato questo ora, diventa veramente, veramente pregnante, veramente importante. Questa è una cosa, secondo me, che tengo a precisare. Siamo un gruppo, la famiglia è una famiglia, tutti assieme. Ci sono dei problemi, si risolvono tra di noi, se ne parla, ci sono stati, ci saranno, dall'allievo più piccolo al veterano più scattato. E questo è importantissimo, ci si aiuta uno con l'altro, secondo questo punto di vista, deve essere così. La seconda cosa che volevo ancora rimarcare è il fatto che si è tenuto in onore del compleanno del suo maestro Soke Kanazawa un allenamento circa un paio di settimane fa, tenuto dai figli e dai suoi istruttori della palestra centrale di Tokyo. E a questo meeting, diciamo così, a livello mondiale hanno partecipato 183-184 collegamenti nelle varie nazioni. Quindi è stato un bel successo visto e considerato da parte di tutta la Federazione Mondiale della Schiena. Uno. Due, abbiamo tenuto noi invece già un paio di incontri col maestro Miura sempre in diretta, anche perché solo a livello di istruttore della palestra, in cui ci ha dato un po' di dritte sulla gestione, diciamo così, del blocco, via del non poter andare in palestra, su come comportarsi e come gestire la situazione in questo caso. So che ci saranno altri incontri col maestro e so anche che venerdì ci sarà un incontro da parte del coach della nazionale Paolo Gusvati con tutti i ragazzi del team della squadra. Faranno un piccolo briefing, faranno un punto della situazione per vedere quando si ripartirà, come si dovrà ripartire per poter sviluppare al meglio il lavoro. Certo, anche perché magari anche questa ripartenza avrà comunque delle misure restrittive o comunque delle misure precauzionali finché non è finita completamente l'emergenza. Certo, speriamo che tra i 450 esperti ce ne sia uno che abbia fatto un minimo di attività o conosca l'ambiente marziale, l'ambiente in cui, oltre ad avere l'allenamento mantenendo un certo distacco, poi ci si debba anche confrontare in incontri, diciamo così, a contatto diretto, come può essere il karate, il judo, la muay thai e tutte le varie discipline marziali che possono essere. Bisognerà comunque trovare una situazione, perché la vita va avanti, il mondo va avanti e ci saranno poi le manifestazioni, ripartiranno le Olimpiadi, ripartirà tutto. E i vari atleti di tutte le discipline dovranno trovare il modo anche per allenarsi, anche nei confronti, chiamiamoli così, diretti. Certo, grazie Giacomo, grazie e pronti per la ripartenza. Passa Sempre, la Rembucane conquista. Ciao a tutti, grazie a voi. Daniela, benvenuta Daniela. Daniela, e tu come stai vivendo questo periodo di quarantena a livello personale, anche come mamma? Diciamo che è una situazione decisamente particolare, quindi incastrare le ore comunque al lavoro saltuario, quindi anche lì c'è una situazione completamente diversa. Poi si incastra il fatto di attività casalinghe che avevano altri tempi, diciamo così, prima, e poi questi allenamenti online che si cerca di mantenere un minimo di atleticità.
è un po' frastornante, diciamo così. Ma Però teniamo ci va dura. avanti. Parlando di allenamenti online o comunque di online, avete anche preso parte a un'iniziativa dell'assessorato allo sport del Comune di Rivarolo, quindi un video su una piattaforma? Sì, questo è stato già i primi tempi della, chiamiamola, reclusione. L'assessore Ghirmo ci ha invitato appunto a provare a fare un video per mantenere, diciamo, viva anche la città. Questo sito su YouTube, chiamato Polisport, è per tutte le associazioni, quindi siamo stati contattati ed è stato divertente, è stato anche un motivo in più di coinvolgimento dei nostri ragazzi, che sono stati carinissimi, appunto, si sono prestati alla fattibilità di questo video e, insomma, ha tenuto anche impegnato un po' di giornate perché non siamo dei registi, quindi c'è stata una serie di messaggi video, metti questo, non metti quell'altro, sonori, vocali da interpretare bene, insomma. Però è stato carino, coinvolgente, è stata un'ottima iniziativa comunque, sia per divulgare l'attività sportiva e quindi tenere magari impegnato chi va su YouTube ha la possibilità di vedere che cosa le associazioni di Rivarolo fanno, e tra cui ci siamo anche noi, quindi ci ha fatto piacere, Certamente. Daniela, siamo in chiusura, ma prima di chiudere, qualcosa che vuoi aggiungere, oppure un appello, un messaggio, quello che vuoi. il messaggio è un po' quello che dicono un po' tutti: cerchiamo di tenere duro, manteniamo le regole, speriamo che vada tutto bene. Siamo al momento ancora agli Stati Uniti, nella speranza che a presto potremo stare più vicini veramente e ritrovarci nelle palestre, nelle attività. Grazie Daniela e grazie alla Grazie Rembukan. a voi. Ciao. A presto, ciao. Continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento di giornata.